Arrivata all'ottava generazione, rappresenta la gamma numero uno del gruppo Volkswagen. 22 milioni di esemplari dal lontano 1973 e nell'intero 2013 ha visto una media di un'auto venduta ogni 30 secondi. Oggi ha visto e provate la nuova Passat Variant. Tutto nuovo su quest'auto, design, tecnologie e motori. Fino a 85 kg più leggera della versione precedente, è la prima ad essere equipaggiata con fari a tecnologia LED. Le misure: lunga 4,88 m per una larghezza comprensiva degli specchietti di 2,08 m ed un'altezza di 1,46 m. Linee essenziali ed eleganti abbinate ad una vigorosa espressività che sia per la berlina sia per la Variant richiamano vetture di categoria superiore e collocano la nuova nata tra i segmenti D ed E. Il bagagliaio da 650 a 1780 litri di capacità massima. All'interno nuove soluzioni tecnologiche e di design, come la banda pronunciata continua orizzontale creata dalle bocchette dell'aria e l'Info Active Display. Non mancano anche le dotazioni di sicurezza con numerosissimi airbag per conducente e passeggero, per la testa del passeggero e di quelli posteriori, laterali e anteriori e per le ginocchia del conducente. Le dotazioni: sistema di frenata anticollisione multipla, climatronic con regolazione a tre zone, indicatore di controllo della pressione pneumatici. Per l'allestimento business line che vedete in più, anche l'adaptive cruise control ed il navigatore con touchscreen da 6,5 pollici. La nuova Passat Variant è disponibile con 10 motorizzazioni, turbo ad iniezione diretta, TSI benzina e il diesel con il TDI, con potenze comprese tra i 120 e i 280 cavalli. Nello specifico si tratta del 2000 TDI da 150 cavalli e cambio manuale a 6 rapporti, ottimamente sfruttato tra le diverse modalità di guida. Velocità massima di 218 km/h e i consumi si attestano a 4,1 litri per 100 km percorsi su ciclo combinato. Consumi e dunque emissioni che parlano chiaramente la lingua Euro 6 e che sono stati ridotti del 20% su tutti i motori. Tutte le versioni sono dotate di sistema start and stop e di recupero dell'energia in frenata. Ciascun motore può essere inoltre abbinato alla doppia frizione DSG di serie sui top di gamma. Una storia lunghissima, quella di Passat. Difficile replicare le vendite del passato. Certo è che, a dispetto di numerosi restyling annunciati spesso solo su carta, il 2015 ha visto una decisa innovazione della più tradizionale di casa Volkswagen.